Buonasera e ben rivisti. Oggi siamo qui perché vogliamo mostrarvi la nuova nata in casa MagicColor, che è la MIG 360, e la visione su un nuovo mercato, su un prodotto che sicuramente accompagnerà le nostre vite nei prossimi anni. Sapete tutti che la plastica in qualche modo è stata messa al bando e comunque c'è un'attenzione particolare per quanto riguarda il riciclo e l'uso personale che si fa della plastica anche legata alla persona. E in questo caso io vorrei affrontare il problema della bottiglia in plastica e quindi di quanto è impattante sull'ambiente questo, questo supporto, questo prodotto, questo contenitore. Quindi un po' tutti, ma parlo a livello mondiale, ci si è posto il problema dello smaltimento di questo prodotto, ma anche di come utilizzare poi nell'uso quotidiano un contenitore che sia meno impattante. E allora sono anni, mesi che i grandi gruppi, le industrie, le aziende hanno cominciato a pensare, a produrre e a far avvicinare sempre di più a noi un prodotto che poi è quella che chiamiamo la, la bottiglia da passeggio, la Battle Street, cioè un contenitore che accompagni le nostre vite, quindi un contenitore sicuramente più igienico, un contenitore che può dare molta più tranquillità all'utente perché chiaramente in qualche modo controlla più anche gli sbalzi di temperatura e che poi abbia la funzione di evitare completamente l'utilizzo di questi contenitori in plastica, di queste bottigliette, quindi rendendo più facile quello che poi è il riciclo di questo materiale, quindi una bottiglia da passeggio che accompagna le nostre vite, quindi paragonabile quasi al cover del nostro telefono, quindi qualcosa che possa diventare bello e che accompagni le nostre, le nostre vite, ma più che le nostre vite, le nostre abitudini. Quindi noi come azienda, come MagicColor, proprio alla luce di questa nuova visione, abbiamo cercato di avvicinare la tecnologia e la chimica da sempre attenta, voi sapete benissimo, agli impatti ambientali, alle resistenze, a tutto il resto, per rendere ancora più bello un prodotto che ha assolutamente bisogno di personalizzazione. Perché provate ad immaginare la bottiglia da passeggio, poi comunque in qualche modo ci vede tutti insieme intorno a un tavolo o intorno a un giardino, è impossibile avere tutti la stessa bottiglia o da quale bevo, quindi io credo che su questo tipo di prodotto la personalizzazione è quasi d'obbligo e infatti ci siamo accorti che il mercato è stato ed è molto ma molto sensibile alla decorazione e quindi si è partiti dalla bottiglia da passeggio bianca, vuoi o non vuoi personalizzata, ma oggi siamo alla presenza di veri e propri gioielli, cioè l'industria che produce questo tipo di prodotto comincia a lavorare con i supporti, le verniciature, gli effetti sempre più belli, sempre più preziosi e quindi avremo con noi la bottiglia da passeggio in base ai nostri gusti, avremo la possibilità di personalizzarla, di cambiarla, di abbinarla al nostro modo di vestire, di essere, insomma si apre davvero un mercato e quindi io voglio far riflettere tutti quanti con attenzione perché realmente questa visione di MagicColor può in qualche modo essere la visione di tanti di voi che stanno cercando una nuova opportunità, un nuovo mercato nel quale potersi differenziare, un altro mercato nel quale poter mettere alla prova le proprie capacità, perché qui voglio dire la capacità di personalizzazione cambia completamente il prodotto, è un po' quello che raccontiamo da qualche anno, io prendo il colore e questo colore magicamente trasforma il prodotto, cioè questa bottiglia da passeggio, se vogliamo, è identica a queste altre decorate, ma capite quanto è diversa? Capite quanto può essere più accattivante? E quindi questa bottiglia è uguale a quest'altra, però con la decorazione è sicuramente molto più bella, molto più accattivante e in qualche modo più vicina a quelli che potrebbero essere i nostri gusti. Quindi avere una tecnologia che mi mette nella condizione in pochi secondi, perché qui parliamo di secondi,
di personalizzare completamente in tondo la Battle Street o la nostra bottiglia da passeggio, diventa mercato, diventa opportunità. E mi sposterei perché vorrei presentarvi la nostra MIG 360. La MIG 360, se vogliamo, è una delle macchine più compatte che la MatchCore abbia mai costruito, e è riuscita ad avere un prodotto così compatto grazie alla possibilità di utilizzare gli stessi software e le stesse modalità di esecuzione di una single pass, quindi delle teste che possono lavorare in maniera tangenziale direttamente sul prodotto. E approfitto per mostrarvi il funzionamento della macchina proprio mentre decora in continuo una bottiglia da passeggio. Quindi in questo caso lavoriamo con un supporto che ha un colore acciaio spazzolato. Come vedete la bottiglia ruota, ma provate a calcolare i secondi e vi accorgerete che con 20 secondi noi abbiamo completamente decorato questa bottiglia da passeggio. Quindi macchina straordinaria con delle prestazioni incredibili e una velocità di esecuzione credo unica nel suo genere, perché è una macchina che unisce il prezzo competitivo alla grande velocità e alla precisione di esecuzione, perché poi vi farò vedere i dettagli che noi riusciamo a fare in rotazione sono forse più precisi di quella che può fare una flatbed su un materiale in piano. E quindi provate a immaginare quante cose tonde, che poi la forza di questa macchina è sì la stampa cilindrica, ma anche la possibilità dell'inclinazione, quindi di poter lavorare anche con una forma conica. E quindi lascio immaginare, il bicchiere piuttosto che la bottiglia con una lavorazione particolare. Bene, questi sono tutti quanti oggetti decorabili. Ecco, per esempio Piero mi porta uno dei, questo è un altro, è un prodotto particolarissimo, perché oltre ad avere una forma più o meno conica, ma qui vedete come la macchina riesce a lavorare anche un materiale difficile come quello siliconico, perché la cosa che dimenticavo di dirvi è che per la prima volta noi mettiamo a disposizione di questa tecnologia il nostro nuovissimo colore che abbiamo chiamato Pro Pig, cioè una versione dei nostri nanocoloranti che riesce a lavorare indifferentemente su una gamma pressoché infinita di materiali, senza spessore, con grandissime resistenze e con performance di adesione letteralmente incredibili. Immaginate che con lo stesso inchiostro noi oggi decoriamo con una single pass come questa vetro, acciaio, alluminio, plastica, polietilene, poliuretanici, siliconici, cioè praticamente tutto. Guardate, questo è il prodotto appena uscito dalla decorazione. E allora, oltre a vedere gli effetti che rispettano la superficie di base, ma se guardiamo nella parte superiore, qui ci siamo lanciati in una scritta Match Color sottilissima, ma per raccontarvi quanto la macchina è precisa in un processo così veloce. Bene, credo che per il momento in qualche modo abbiamo detto tutto su questa macchina, ma sicuramente nelle prossime settimane vi aggiorneremo, perché quella che noi stiamo intercettando è una visione di mercato, è una visione chimica, ma è una visione anche legata alla tecnologia della macchina, unica nel suo genere. Piero, secondo te una macchina così in produzione, anche in un prodotto banale come potrebbe essere quello della bottiglia, che tipo di produttività potrebbe avere in altissima risoluzione? Sì, sicuramente abbiamo sempre di alta qualità e riusciamo a tirar fuori da il tempo perso per il fissaggio della bottiglia, per la rimozione, circa al massimo un minuto. Quindi stiamo parlando di 60 pezzi ora, cioè quindi, in alta qualità. Esatto, in alta qualità. E allora capite da soli quanto una macchina così può essere produttiva. E poi non dimentichiamo che il fatto di aver reso questa macchina così compatta ci mette nella condizione di creare delle vere e proprie isole di lavoro, dove un operatore può staccare e riattaccare 4-5 macchine contemporaneamente. Quindi potreste moltiplicare per 5 le vostre esigenze di produttività. Quindi
alta qualità, alte prestazioni con grande produttività. Per adesso è tutto, vi saluto e alla prossima.